Benvenuti signori nella seconda parte della recensione e analisi super approfondita della banca Fineco. Nel video precedente abbiamo visto la gestione dei conti correnti. Se non l'avete visto andatelo a rivedere, sotto in descrizione trovate il link per rivedere il video precedente. Oggi parliamo dell'aspetto trading, quindi andiamo ad analizzare ed approfondire Fineco riguardo il trading, perché si presentano come il trading numero uno in Italia. Sarà davvero così? Lo scopriamo nel video di oggi. Via! Eccoci signori, pronti per questa seconda parte molto ricca, perché andremo a vedere il trading di Fineco sempre in maniera indipendente e trasparente. Quindi che cosa vuol dire? Io lo sottolineo perché oggi l'indipendenza è davvero un lusso per voi che ci seguite. Avere un'informazione 100% indipendente è fondamentale per avere un punto di vista oggettivo, obiettivo, senza conflitti di interesse. Non prendiamo un euro da tutte le piattaforme che andiamo ad analizzare. Perché non prendiamo un euro? Primo, perché non è il nostro modello di business. Secondo, perché non ci interessa prendere qualche spiccio per parlare di qualche piattaforma. Non siamo degli influencer, siamo prima di tutto un'azienda. E poi perché, essendo con la Ioinvest SCF una società di consulenza finanziaria indipendente, per legge non possiamo prendere neanche un euro da qualsiasi istituto finanziario, che sia una banca, una piattaforma, un broker. Non possiamo prendere niente. Se prendessimo anche un solo euro ci radierebbero. Questa per voi è una garanzia importantissima della qualità delle informazioni che vi diciamo. Ora, detto ciò, mi raccomando, non prendiamo una lira, quindi fatela una cosa per noi: iscrivetevi, cliccate sul tasto iscriviti, attivate la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutti i nostri video che escono, anche perché prossima volta esce il video 3 di questa recensione dove approfondiremo gli investimenti, ragazzi. Quindi mi raccomando, non vi perdete il prossimo, perché sarà una vera chicca delle chicche. Commentate sotto, ditemi quello che ne pensate di questi video, i prossimi video recensioni che volete vedere qui sul canale, e poi mettete un bel like e condividetelo questo video. Condividetelo, aiutateci a farci conoscere da tantissime persone. Andiamo a vedere la parte trading. Quindi se per il banking gli diamo un voto molto alto, quasi 10, 10 non si dà a nessuno, ma gli diamo un voto alto, 8, 9 su 10 in generale. Sulla parte trading dobbiamo un attimo approfondire, dobbiamo capire bene. Affidati alla piattaforma per investire più usata dagli italiani. Il fatto che sia più usata dagli italiani sinceramente non mi dà nessun plus, anzi mi fa un attimo pensare. Ma comunque, qui è da rivedere un attimo il copy. Detto questo, non mi confondete trading con investimenti, per favore. Sono due cose diverse. È per far trading o per investire, va bene. Trading numero uno in Italia per volumi. Quindi vuol dire che ci passano diverse milionate di scambi. Quindi sicuramente questo è interessante per le persone. Perché? Perché sapete che comunque è di base una piattaforma che, quando scambiano tanto, sono comunque tecnologicamente avanzate, sono molto seguite, sono curate e quindi sanno che devono stare attenti. Quindi questo per noi è sicuramente un punto di vantaggio, no? Dobbiamo andare, tante volte ci affidiamo perché ci fanno qualche sconto a qualche broker piccolino e ci fa pagare magari zero, e voi andate a questi broker piccolini e poi dietro magari hanno esecuzioni che vanno in ritardo, piattaforme che poi si bloccano. Quindi comunque in questo bisogna dire che, essendo come dicono dal report Assosim numero uno per trading per i volumi totali scambiati, sicuramente devono fare particolare attenzione e devono investire tanto anche in tecnologia. Quindi questo è un punto a loro favore. Ora, io odio quando mi confondono trading con investimenti, dai, prendetelo un copy che sappia scrivere, sappia la differenza tra trading e investimenti, ce l'avrete i soldi, no? Ok. Accede ai principali mercati finanziari per comprare e vendere i tuoi titoli preferiti. Qui vediamo sempre come lavorano sulla psicologia, no? Che vi dicono, vedete qui come vi fanno avvicinare. Ah sì, anch'io voglio comprare Apple, Tesla, vi mettono i brand qui perché così pensate che siate grandi investitori. Va bene. Ampia varietà di azioni, me lo auguro. Effetto leva con il trading immaginazione. Vedete qui quando vi dico dovete scindere tra la banca vista come intermediario. La banca è un intermediario, è uno strumento, dovete utilizzarlo come uno strumento. Se lo utilizzate come qualcosa che vi consiglia cosa dovete fare, e allora lì c'è un problema. Il martello, ragazzi, è uno strumento e lo utilizzate per battere i chiodi, il martello, ma non prendete consigli dal martello, perché è un martello. Ok, ecco, la banca è uno strumento e dovete utilizzarlo come tale. Se prendete consigli dallo strumento è un problema. E poi lì, ecco perché l'italiano medio fa un sacco di casini. No, non per colpa di Fineco, parliamo del sistema banche. Effetto leva con il trading immarginazione. Sì, che ci devo fare con la marginazione? Non me lo dici che la maggior parte, il 99% di chi usa la leva perde soldi?
Cioè, come, quindi loro vi devono mettere, chiaramente essendo uno strumento, vi devono mettere le cose a disposizione. Tu entra che poi ti metto a disposizione tutto il male dei mali. Quindi attenzione, perché magari entrate con la voglia di acquistare, investire su Apple e Nvidia, ma poi vedete lì il luccichio della marginazione, iniziate a fare operazioni di marginazione. Ciao cuore. Ve lo dico perché ci sono passato anch'io. 2006-2007 ho iniziato ad investire. Vabbè, avevo Xerion Banca, che poi è diventata Fineco. Quindi avevo proprio Fineco. E mi ricordo la prima operazione, mi sono avvicinato al trading, agli investimenti, con il promotore Fineco, che era anche un amico di famiglia, che lo ringrazio perché mi ha avvicinato al mondo. Però ho comprato un fondo, ancora me lo ricordo, il fondo Anima Liquidità. Quindi parcheggio di liquidità, serenissimo. Però intanto sono entrato nella piattaforma, il fondo semplicino, ho fatto qualche soldo, bello. Oh, che bella la leva, oh che bello il trading, oh che bella la formazione che mi date voi. 1, 2, 3, messo insieme, un anno dopo un conto bruciato, 10.000 euro polverizzati. Ricomincio, altri 10.000 euro messi su, tempo qualche anno, boom, tornati a zero. Forse qualche mese. Quindi attenzione, se fossi super serio me lo dovresti bloccare. Perché me lo dovresti bloccare? Perché lo sai già che qua chi usa questo fa un bagno di sangue. Lo sai già. Però attenzione, non è, loro fanno il loro lavoro, ti mettono a disposizione la strumentazione. Poi dico, però vedi, se ti sei piallato il conto, la responsabilità è la tua. Però quelli rientra, è come se ti mettono le slot machine nel bar. È la stessa cosa, loro fanno il bar e ti piazzano, bello il bar con le commissioni basse, però poi ti piazzano le slot machine da tutte le parti. E tu stai lì e non le capisci, le vedi come un'opportunità, ti insegnano anche a usare le slot machine, però ti insegnano due cose di base, chiaramente, perché non è il lavoro loro insegnare, e poi finite con perdere un sacco di soldi. Quindi attenzione, attenzione in generale. Poi se volete studiare, ragazzi, la formazione deve essere indipendente, potete studiare dalle banche. Sotto in descrizione, se volete imparare come fare trading, come gestire le finanze, o se volete diventare consulenti finanziari, potete prenotare una call gratis senza impegno con me, che vi spiego nel dettaglio i nostri piani formativi, tutti i nostri percorsi formativi. Poi siete liberi di scegliere. Se vi iscrivete adesso pagate i prezzi più bassi. Sotto in descrizione c'è il link e fatelo. Dai, vi aspetto. Ok, andiamo a vedere che cosa vi fanno tradare. Azioni, bravi, bravi azioni. CFD, CFD, ah, vabbè, al limite, siamo proprio molto al limite, ma ve lo passo. ETC, ETN, ETF, va bene, qui siamo sull'investing. Certificati Fineco, vedete signori qui? No, questi no signori, questi anche no. Crypto, Bitcoin, Ethereum, scegli il tuo sottostante. Che vuol dire scegli? No, vabbè, questo possiamo anche passarlo. Futures, no. Perché poi la persona si perde. Poi, d'accordo, uno mi dice, ma c'è chi fa future? Ok, quindi tra questi, filtriamo un attimo, tra questi, proprio quelli no, sono questi assolutamente no. Questi siamo proprio borderline. Questi, attenzione, vanno bene, sono strumenti regolamentati, quindi ok. Però questi sono da professionisti. Questo qui è da professionista, questo è da professionista. Questo, no, stare. Questi, le cripto me li utilizzi con... vanno utilizzati con questi, quindi qua direi ci mettiamo la croce così. Il CFD ni possiamo anche metterci quasi un no sul CFD. Ok, però attenzione, vedete come qualcosa ti danno tanto di buono, chiaramente, però poi vi mettono il certificato di Fineco. Ma perché certificati? C'è il warning di Banca Italia, io ve lo ricordo, però loro ve lo mettono lì, che va bene. Loro, ripeto, fanno da strumento, quindi vi mettono a disposizione tutto. Dici, guarda, io ti metto a disposizione tutto quello che vuoi, tutti i modi diversi per perdere soldi li metto a disposizione, ok? Quindi c'è questo piccolissimo problema. Nuovo cliente, pricing speciale, 9,95, quindi qui prendi, poi andiamo a vedere le commissioni, però 9,95 per ordine è una botta bella grossa, soprattutto per conti piccoli. Qui hanno la possibilità di, avete la possibilità di fare un conto trading solo per il trading, quindi non mischiandolo con la banca, il banking. Quindi potete fare 100% trading. Qui è interessante la parte di commissionale, perché vi fanno un variabile, o il fisso o il variabile, che è uno 0,19 con un minimo di 2,95, un massimo di 19 euro, senza canone mensile. E questo è interessante perché, ora, per conti piccolini, poi dipende quello che tradate, sull'azionario italiano c'è di meglio, tipo Directa potrebbe essere, in molte situazioni è meglio di Fineco, soprattutto sul mercato azionario italiano. Sul mercato azionario americano ci sono intermediari specializzati, chiaramente, che sono meglio, però dobbiamo andare all'estero. Qui in questo caso, anche sul mercato azionario americano, un 19 euro di costo per eseguito mi può andare bene,
però se ho conti molto grandi. Quindi dipende, bisogna vedere, ci sono tante sfaccettature anche sul, anche sulla, sul conto che uno usa. Lo sapete come dovete fare per capirlo, dovete fare la vostra situazione. Quindi è inutile che faccio io 100.000 casi diversi, vedete voi il capitale che avete a disposizione, lo strumento che volete andare a tradare e poi confrontate i principali player, quindi Fineco, Directa, Interactive Brokers, potete già girare tra questi, tra questi tre. Adesso qui andiamo nella parte di investimenti, lo vediamo nella prossima, nell'ultima parte della, della video recensione, quindi nel video che uscirà. Iscrivetevi al canale per non perderlo, sotto in descrizione trovate anche la prima parte che ve la linko. Per le commissioni sui CFD fanno tutto zero, ma perché guadagnano loro su, su, sullo, sullo spread, quindi CFD ragazzi no, lasciateli stare. Fai trading a casa, immobilità, immobili, potete fare trading in mobilità, ma no, col cellulare fate trading, ma dai, cioè non giochiamo. Piattaforma evoluta Fineco X, io mi ricordo c'era la vecchia, come si chiamava la vecchia piattaforma, la Power Desk mi ricordo, non so se ci sono ancora, adesso la chiamano Fineco X, era già abbastanza buona, quindi sulla piattaforma ci scommetto che l'hanno mantenuta, buona, e chiaramente da vedere sempre quello che dovete fare. Portafoglio e mercati sempre in tasca, va bene, qui monitoring, che non è sempre un bene, perché tante volte non guardarli è meglio, tantissime funzionalità e tools, vabbè, questo qui ormai tutte le piattaforme lo mettono a disposizione. Servizi e servizi evoluti, ordini automatici e l'ABC, cioè erano evoluti nel 2007 che già ce li avevano, quindi bene, oggi non c'è niente di evoluto. Marginazione va bene, è normale, ordini automatici grazie. Book va bene, è proprio la base del trading, multivaluta interessante, bravi, filtri multipli va bene, e portafoglio remunerato che vi dà il prestito titoli, e potete pensarci. Formazione trading, signori, se pensate di studiare trading da dentro una piattaforma, se pensate di studiare da un martello, c'è un problema, ok? Quindi qui attenzione, perché tutta la formazione è chiaramente incentivata a farvi stare in piattaforma, farvi utilizzare la piattaforma, quindi non vi diranno mai lasciate sta i certificati, ma vi diranno oh, guarda il certificato, la SIME, quindi è chiaramente sempre una formazione in conflitto di interesse per farvi usare la piattaforma, più tradate, più loro guadagnano, e poi se vi bruciate i soldi il conto è il vostro, quindi attenzione, è semplicemente una formazione finalizzata a vendervi la roba loro e farvi fare operazioni, quindi occhio se volete la formazione realmente indipendente anche sul trading, a parte sul canale che trovate gratuitamente una marea di video gratis, un ricchissimo di valore, oppure potete venire sulla nostra piattaforma dove avete tanti corsi, ci sono sia corsi gratuiti che poi anche quelli a pagamento, oppure i nostri master live proprio per chi vuole arrivare al top, e sotto in descrizione trovate il link per prenotare una call gratis direttamente con me. Ora, detto questo, sulla parte trading, perché cosa la consiglio? Quindi c'è tanto, non parlo di ETF, TC, ETN perché vi rimando al prossimo video dove tocco l'investing, quindi per le azioni sì, vi direi di sì, ottima, sia azioni italiane che azioni americane però per conti più grandi, perché con il, tra il 2,95 e il 19 massimo per eseguito con lo 0,19 non è male la parte commissionale, e anche le commissioni fisse sono interessanti, ma sono interessanti per conti grandi, quindi Fineco la strada l'ha scelta, vuole andare sui patrimoni grandi perché poi così gli appioppa dietro i promotori. Sui piccoli vengono, sui conti piccoli no, perché comunque c'è sempre il 2,95 di minimo per eseguito, quindi c'è ci può essere di meglio sia sull'azionario italiano che sull'azionario americano, per cui azioni ok, italiane e americane ok, soprattutto quindi per il multiday, per fare intraday no, perché sull'intraday voglio velocità, massimo intraday sull'azionario italiano, ma poi ci sono piattaforme migliori. Sull'intraday ragazzi dovete scegliere proprio l'eccellenza proprio in ogni singolo strumento finanziario, quindi vi direi sull'azionario americano non intraday, perché c'è di meglio tipo Interactive Broker. Sull'azionario italiano trovate anche lì di meglio sull'intraday, sul multiday invece può andare bene Fineco. Certificati chiaramente no. Sui future e le opzioni, qui ci sono piattaforme migliori per quanto riguarda i future e le opzioni, c'è anche il nostro Matteo Ross che era un nostro docente che faceva i future bene con le contro bulls, ma non utilizzava Fineco, cioè ci sono altre piattaforme per utilizzare i future, come gli opzionisti non vanno su Fineco, ok? Quindi è un generalista ma non vi dà quell'eccellenza se volete andare tanto nel tecnico del singolo strumento. Sulle obbligazioni da investimento, ok? Quindi azioni e obbligazioni, poi vabbè anche ETF, TC, ETN, però ne parliamo nel prossimo video. Per il resto direi di no, ok? Perché più che altro voi state lì, fate qualche operazione, perdete, poi alla fine finite per perdere soldi. Per cui direi come piattaforma sì, buona per la parte trading, buona anche per la parte tech della loro piattaforma, però soprattutto per chi ha capitali grandi, perché ha capitali piccoli ragazzi, anche direi sotto in generale, sotto i 100.000,
potete trovare in generale di meglio, sotto i 100.000, sotto i 50.000 soprattutto. Meno soldi avete e meno fa per voi, più ne avete e più può essere un'opzione, però senza mai andare troppo nell'intraday, che se andate nell'intraday poi ce ne sono ovviamente di meglio. Fatemi sapere ragazzi, vi è piaciuto, non vi è piaciuto, vi è stato utile, non vi è stato utile, poi vediamo nella prossima parte, andiamo a vedere gli investimenti e lì ci divertiremo. Detto questo, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video, mettete like, condividete, commentate e noi ci vediamo alla prossima, ciao!